Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andiamo a provare questo accessorio che avevo già presentato in un video di qualche mese fa. Allora, si tratta del salvacortecce. Per chi non sa precisamente a cosa serva, non è nient'altro che un delimitatore di contatto che fa in modo che appunto il filo o la lama non vada a superare questo perimetro e a danneggiare tutto ciò che c'è oltre questa circonferenza. Viene utilizzato quando appunto si lavora nei pressi di piantine o piante anche un po' più grosse. Chiaramente nel caso in cui si lavori con il filo nelle vicinanze di piante molto grosse, normalmente si rischia di andare a danneggiare la corteccia. Con questo accessorio invece non avete più questo problema e potete lavorare tranquillamente. Appunto, quando invece si lavora con piantine piccole, normalmente con un filo, specialmente se è di grosso diametro, un 4 mm sto pensando ad esempio, se va a prendere una pianta la taglia di netto. Stesso concetto con una roba di questo tipo, siamo al sicuro. Allora, come dicevo poco fa, l'abbiamo già testato con il filo. Io adesso ho fatto questo cambiamento, ho posizionato una classica lama a tre denti, ideale per erba alta o vegetazione un po' più intensa, e la volevo provare sempre con questa concezione del salvacorteccio. Allora, adesso volevo fare con voi una dimostrazione e vedere come va. Noi qua abbiamo erba alta anche un metro e effettivamente poteva andare bene anche il filo, ma ho detto proviamo a cambiare, fare una cosa un po' diversa, sempre con questo accessorio. Vediamo come va. Io l'ho montato sul mio Active 6,5 brutale. Vi ricordo che questo accessorio è di tipo universale, quindi si può adattare a qualsiasi decespugliatore. Allora, io qua ho dovuto fare una piccola modifica per adattarlo sul mio Active. Comunque ho messo semplicemente delle vite un po' più lunghe e non c'è stato nessun problema per il montaggio. Stiamo parlando di un accessorio leggero, siamo intorno ai 400 grammi con uno spessore di 6 mm. Questo spessore è stato fatto apposta per non renderlo troppo pesante, ma allo stesso tempo deve essere anche resistente, non può essere troppo fine. Ecco. Questa è la misura corretta che ti dà anche eventualmente la possibilità di saldarlo in futuro qualora ci fosse una crepa o una rottura. Comunque vi assicuro che dura diverse ore. Ora possiamo andare a provarlo. Ok, vediamo come va.
Allora ragazzi, quando si lavora su erba alta è un po' più difficile perché chiaramente l'erba fa resistenza contro il perimetro e quindi devi sforzare un po' di più, ok? Comunque devo dire che è veramente intelligente come accessorio, perché appunto ti permette di lavorare in sicurezza e diciamo anche in modo quasi spensierato, ecco, perché tu sai che una piantina, un ostacolo, un paletto, un muretto, una recinzione, qualsiasi cosa non ci batte contro ed evitiamo di fare un danno, insomma. Tra l'altro è anche molto furba come cosa, perché vabbè, in questo caso stiamo utilizzando una lama a tre denti, ma qualora noi andassimo a lavorare con il filo ti fa risparmiare anche un sacco di filo, perché chiaramente quando il filo va a contatto con l'erba ha un certo tipo di consumo. Qualora invece andassimo contro un paletto o un muretto, capite che il filo si consuma e si spezza molto molto più facilmente. Quindi con un accessorio di questo tipo siamo intorno ai 39-40 euro, andiamo a risparmiare anche un sacco di filo. Quindi nel diciamo lungo periodo secondo me è un oggetto che fa risparmiare anche qualcosina. Detto questo, il peso non è assolutamente impossibile. Con uno zaino a spalla questo pesa 13 kg, cosa volete che sia, questo è 400 grammi, quindi non arriviamo neanche a 13 kg e mezzo in tutto. Piuttosto, se notate che l'asta del vostro cespugliatore è molto pesante, ho visto anche tramite altri canali del settore che c'è una molla che collega l'asta allo zaino e aiuta per scaricare molto il peso dell'operatore, ok? Quindi eventualmente potete diciamo sopperire questa maggiorazione di carico con in questo modo qua. Io vi lascio in descrizione il link di questo accessorio, si chiama salvacordeccia per decespugliatore, appunto dall'utilizzo che ne fa. E niente, io vi lascio in descrizione anche un codice sconto del 5% con il nome appunto Alberto 5, quindi in fase di acquisto se digitate questo nome avete una piccola riduzione sul prezzo. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di iscrivervi al canale, per noi è molto importante, e di rimanere aggiornati su tutte le nostre novità. Se vi interessa questo accessorio ricordatevi che ho lasciato tutto qui sotto. Grazie ancora e alla prossima, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao!